Poco meno di due settimane, presidente Sebastiani, alla chiusura del mercato. Quanti giocatori devono ancora arrivare? Ma secondo me non si tratta di quanti. I giocatori dovranno arrivare, alcuni giocatori, ma nei ruoli che per noi sono importanti, cioè nei ruoli dove manca ancora qualcosa. Cominciamo con il centrocampo. Castanos dalla Juventus, cosa ha fatta? Domani sarà in città. Sì, credo che a meno di clamorosi ripensamenti, Castanos domani arriverà in città e faremo le visite, tutto quello che bisogna fare, e poi sarà a tutti gli effetti un giocatore nella nostra rosa. Castanos è un giocatore con tanta qualità, però probabilmente a centrocampo non finisce qui, ci cercherà anche una mezzala di struttura? Ma diciamo che noi adesso siamo abbastanza completi, però se ci sarà la possibilità di fare un giocatore con quelle caratteristiche sicuramente lo faremo. Mazzitelli? Ma credo che non siano quelli i profili, perché sono giocatori che vogliono rimanere in Serie A e noi dobbiamo prendere giocatori onestamente che hanno voglia di sposare un progetto e vengono qui non per ripiego ma perché ci credono. Segre potrebbe essere uno di questi? Ci sono tanti nomi sui taccuini di Repetto e Bocchetti, cercheremo di prendere almeno sulla carta quello che si addice più alle caratteristiche di questa squadra. In difesa arriverà un terzino sinistro, il nome ultimamente più gettonato sempre dalla Juventus è quello di Beruatto. È uno dei profili che stiamo seguendo, anche se non sarà facile. In attacco è chiaramente caccia all'esterno offensivo, più Matos di Di Gaudio? Sono due giocatori molto forti, non è un caso se sono in squadre di Serie A, non è un caso se hanno degli ingaggi importanti, però è chiaro che se dobbiamo prendere un giocatore dobbiamo prendere un giocatore forte. Chi è favorito tra i due, tra Matos e Di Gaudio? Sono due giocatori che sono tutti e due sullo stesso livello di gradimento, anche perché sono forti tutti e due. Vedremo chi sarà possibile portare a Pescara. Marras uscirà? Ma credo che come in ogni situazione, se un giocatore non fa parte di un progetto è giusto che vada a giocare, però poi Marras ha un altro anno di contratto, se dovesse decidere di rimanere qua sarà anche lui un giocatore del Pescara, onestamente credo con poco spazio. Se dovesse andare via arriveranno due esterni o comunque con un esterno la rosa è completa, anche se dovesse partire Marras? Ma noi siamo già abbastanza completi, come dicevo prima, perché noi abbiamo due ragazzi di Grazia e Cisco che sono due ottimi giocatori, quindi poi non è detto che chi arriva ha la maglia titolare appesa al collo, quindi bisognerà che tutti quanti si sudino questa maglia sul campo. L'ultima, presidente, un commento dopo le prime due di Coppa Italia. Ad Empoli comunque si è visto più di qualcosa di buono, no? Nonostante tante assenze. Ma credo di sì. Credo che il Pescara abbia fatto un secondo tempo veramente molto bello, la squadra, come dici tu, aveva diverse defezioni, però chi ha giocato è stato all'altezza e quindi c'è ottimismo, anche se poi il campionato sapete tutti che è un'altra cosa, e quindi adesso testa al campionato, testa, gambe e cuore al campionato.